ritorna a parlare di economia, si ritorna a parlare di finanza, ma è come in questo momento l'argomento torna attuale. C'è una questione molto delicata che è quella dei mini bot. Noi per cercare di capire qualcosa abbiamo contattato Fabio Conditi, che si occupa moltissimo di economia e di finanza, e a lui abbiamo chiesto lumi su questa questione dei mini bot e anche della risposta di Mario Draghi, il governatore della BCE. Intanto salutiamo Fabio Conditi, buongiorno. Ciao Luigi, ciao a tutti. Allora, ci spieghi un po' questa questione dei mini bot in maniera semplice, così la capiscono tutti. Allora, intanto chiariamo che cosa significa il nome stesso, mini bot. Mini bot significa che il titolo di Stato, che normalmente lo Stato emette correntemente per finanziare il suo debito pubblico, verrebbero emessi sotto forma cartacea con delle simili banconote, dei biglietti di Stato di piccolo taglio. In questa maniera diventano uno strumento che può essere utilizzato anche nel pagamento di beni e servizi. Quindi il mini bot rappresenta un titolo di Stato di piccolo taglio. Qual è però la differenza rispetto al titolo di Stato? Che mentre il titolo di Stato ha una scadenza e ha un rendimento, che quindi chi lo prende ne usufruisce, il biglietto di Stato non ha queste due caratteristiche, quindi in realtà è molto più vicino a uno strumento di pagamento che non a un titolo di Stato. Ecco, è stata un'idea che non è piaciuta affatto, questa era un'idea di Borghi, no? Da parecchio tempo è un suo disegno, quindi della Lega, però non è stata né accolta bene dalla comunità internazionale e tantomeno dal governatore, che ha detto o viene considerata una moneta per cui è il primo passo per uscire fuori dall'Europa, questo è stato quello che ha detto il mondo internazionale, oppure diventa in sé per sé un debito e quindi a questo punto aumenta il debito dell'Italia, questa è stata la risposta di Draghi. La tua posizione? La posizione è questa: allora, non può essere considerata una moneta, perché le monete, diciamo, almeno dal punto di vista della Banca Centrale Europea, sono solo quelle che hanno corso legale, cioè hanno accettazione obbligatoria, e nel nostro caso sono solo le monete metalliche e le banconote. Siccome questo titolo mini bot non è ad accettazione obbligatoria, perché io posso decidere se accettarlo o meno, quindi non sono obbligato, non potrà mai essere considerata una moneta a corso legale. Quindi questa prima ipotesi del Presidente della Banca Centrale Europea non è realistica. La seconda questione sul fatto che è un debito è proprio l'equivoco dato dal nome, tant'è che questa è una cosa che io ho sempre criticato a Borghi, perché averlo chiamato mini bot è già fonte di grandi equivoci, perché come dicevo prima non è un titolo di Stato, perché non avendo la scadenza e non avendo un rendimento non può essere equiparato a un titolo di Stato. In realtà è un qualcosa che lo Stato emette e che dichiara di accettare per il pagamento delle tasse. Draghi ha buon gioco a dire che è debito proprio perché gli è stato dato un nome sbagliato, perché se io chiamo mini bot uno strumento cartaceo è chiaro che è impossibile non considerarlo debito, perché lo dichiaro io stesso che è un titolo di Stato e quindi un debito, pur non avendone le caratteristiche. Qual è il vantaggio però che Claudio Borghi ha già individuato? Che siccome questa emissione viene fatta solo per pagare i debiti che lo Stato ha già nei confronti delle imprese, a questo punto è vero che è debito, ma estingue un debito già contabilizzato e quindi in realtà è a somma zero. Quindi secondo te è un'idea positiva? L'idea è positiva, ha però una caterva di limiti pratici e attuativi. Certo, quindi in definitiva... Quindi la soluzione è quella di andare decisi verso una soluzione come quella che proponiamo da anni, che è il SIRE, dove la moneta viene smaterializzata, viene trasformata in un oggetto elettronico, si dichiara che è utilizzabile per ridurre le tasse e quindi non produce debito, quindi non può essere neanche contabilizzata come debito, che è quindi la terza via rispetto a quello che dichiara Draghi. Non è una valuta, non è un debito, ma è qualcosa che concretamente le aziende possono utilizzare per cambiare beni e servizi e per ridurre le proprie tasse. E quindi è utilizzabile domani mattina da subito.